abbattiamo questo cavolo di coronavirus con questi due groove che vi voglio fare vedere oggi. Se vogliamo portarlo via, se volete portarlo via da questo mondo, è meglio se vi mettete a suonarli subito. Forse così non funziona. In questo momento storico in cui dobbiamo rimanere a casa perché c'è questa allerta, ed è anche giusto che si rimanga a casa per non diffondere tutto il virus in tutti i posti in cui andiamo, abbiamo un sacco di tempo libero, cioè i ragazzi non vanno a scuola, tanti non vanno a lavorare o comunque lavorano da casa, quindi comunque abbiamo tanto tempo a disposizione. Molti di noi hanno lo strumento in casa o comunque hanno uno studio apposta per studiare, e quindi questo è il momento di studiare e di dedicare calcio al nostro strumento. Oggi ho pensato proprio a tutti, perché ho pensato sia a quelli che suonano la batteria da poco, sia a quelli molto esperti, cioè a quelli esperti. Quelli molto esperti suonano meglio di me, quindi non ci ho pensato. Vi voglio fare vedere due groove diversi. Partiremo con quello più semplice, che però comunque anche quelli più esperti, guardate anche il groove più semplice, perché non è che sia semplicissimo. Dato che abbiamo tanto tempo in casa, ho deciso di fare un groove semplice, un groove più difficile, ma comunque hanno insidie tutti e due, quindi anche il groove semplice ha delle cose che non sono così semplici, quindi guardate anche quello, poi guardate anche quello dopo, che è più difficile. Quello dopo è veramente difficile. Comunque, detto questo, i groove di oggi sono molto molto particolari, appunto perché ci servono per studiare, servono per darci degli input in più, quindi adesso ve li vado a far vedere. Ma cos'è che devo ancora dire? Ah sì, due cose. La prima, ovviamente, quella di iscriversi al canale. Non vi voglio rompere troppo, non vi voglio rubare troppo tempo. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina e di andare sui miei social, Instagram, Facebook. E da poco, da pochi giorni, è nato anche il mio canale Telegram, quindi dateci un occhio al canale Telegram. Questo è importante, perché la figata di Telegram è che posso caricare delle cose. Quindi se qualcuno mi scrive: non trovo il PDF di questo, non trovo il video di quello, io ve lo metto direttamente su Telegram, potete scaricarlo direttamente di lì. Trovate il link per iscrivervi qui sotto in descrizione. In più, dato che oggi si parla di groove, dato che oggi suono, c'è il PDF come al solito, quindi andate sempre in descrizione e scaricate il PDF. Possiamo partire. Mi sono dimenticato però, prima di partire col groove, di spiegarvi alcune cose importanti. Cioè, per creare i groove di oggi, tutti e due i groove di oggi, ho fatto alcune piccole modifiche alla mia batteria. Per prima cosa, una cosa che già sapete, vi lascio poi qui sopra il video per andarvi a vedere come funziona tutto quanto la questione Charleston elettronica, batteria elettroacustica, eccetera eccetera eccetera. Comunque, sul mio Charleston, come potete vedere, ho posizionato questi cembalini qui, che gli danno un suono un pochettino più elettronico. Poi ovviamente non diventa un Charleston elettronico, ma il sapore, diciamo, è quello. Altra cosa, questo piatto qui, che suona molto strano perché in realtà è uno Stax, cioè sono due piatti insieme. Uno è il mio China, che di solito tengo qui al posto di questo Crash, ma in questo caso gli ho messo sopra, come potete vedere, questo A Custom della Zildjian, ma posizionato al contrario, in modo tale che vada ad aderire, difficilissima come parola, perfettamente al mio China, in questo modo. Poi lo chiudo bene e tiro tantissimo la vite in modo tale da fargli fare un suono molto 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 secco, il più secco possibile. Direi che possiamo partire. In pratica, alla base di tutto questo groove che vi ho fatto vedere adesso, e che poi dopo vi farò vedere anche fatto più lento, alla fine della spiegazione ve lo faccio vedere anche fatto più lento, c'è comunque un groove di sedicesimi. Cioè, avete presente quando voi fate un groove in sedicesimi sul Charleston, quindi questa cosa qua. Il groove è praticamente la stessa cosa, ma la mano sinistra, anziché suonare il Charleston, va a suonare su questo China Stax. La cosa importante è di non suonare troppo forte il China, perché ha un suono molto particolare, è un piatto effetto, diciamo. Quindi se noi andiamo a suonarlo troppo troppo forte, rischiamo poi che si senta solo quello. Quindi il Charleston normale, questo invece è abbastanza piano. Il
l'idea di base è questa qua. Quindi facendo già questa cosa, cioè andando a cambiare la posizione della mano sinistra anziché sul Charleston sul China Stax, possiamo avere già un effetto molto particolare, e questo effetto si può usare tantissimo. Cassa e rullante in realtà in questo groove sono molto semplici, cioè sono sempre... quindi normalissimo, downbeat, backbeat. L'unica cosa è che nella prima parte del groove c'è praticamente un mini passaggio con 4 sedicesimi sul rullante, perché la prima parte del groove è così. E prima dei 4 sedicesimi teoricamente è facoltativo, ma se riuscite fatelo ci sarebbe anche il Charleston aperto, quindi... La seconda parte del groove è sempre la stessa, solo che nell'ultima battuta andiamo a fare una cosa un po' particolare e poi andiamo a suonare anche il timpano. Cioè sul 3 dell'ultima battuta, poi andando a vedere il PDF capirete sicuramente meglio, comunque sul numero 3 dell'ultima battuta andiamo a suonare anziché la cassa il rullante e poi Charleston aperto con la cassa, andando a fare praticamente questa cosa qua. Qui c'è praticamente uno stop e poi nell'ultimo quarto praticamente dell'ultima battuta, ve l'ho detto, il PDF vi aiuterà, ma io devo spiegarvelo comunque per farvi capire bene dove sono i colpi. Sul 4 dell'ultima battuta abbiamo 4 sedicesimi. Andremo a suonare il secondo sedicesimo con la cassa e il terzo sedicesimo con il timpano, ok? Facendo questa cosa qua. 1, 2, 3, 4. Quindi l'ultima battuta del groove sarà questa. Ve la faccio a loop così da farvi capire meglio. Ora, dopo avervi spiegato tutte le sezioni di questo groove, ve lo suono molto 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 lento, in modo tale che possiate capire meglio come funziona e capire soprattutto bene dove sono i colpi, quali sono i colpi, eccetera eccetera eccetera. Comunque vabbè, guardate il groove suonato lento. Ok, questo secondo groove è decisamente più difficile, è decisamente per batteristi più avanzati, come vi avevo detto. È un po' più difficile da spiegare in confronto a quello di prima, perché? Perché ovviamente ci sono tante più cose, quindi il PDF vi aiuterà tantissimo perché vi scriverò tutto, vi scriverò la diteggiatura, vi scriverò come suonare certe cose, eccetera. Ma l'idea qual è? L'idea è quella di andare a tenere cassa e rullante abbastanza dritti, anche in questo caso il rullante è sempre su 2, su 4, la cassa si sposta un po' di più in effetti, però non fa grandi cose. La cosa difficile è principalmente il Charleston, cioè andare a fare tutte le metriche diverse, perché si partirà con le sestine, poi si passerà in quintine, poi andremo in sedicesimi, eccetera. Quindi è questa la difficoltà, e soprattutto la difficoltà grande è riuscire a rimanere bene sul tempo. Ma l'idea qual è? L'idea è quella di partire con un Charleston accentato insieme a una cassa e poi andare a fare uno stick in particolare sul Charleston, che adesso ve lo suono, poi ve lo suono più lento, ma la diteggiatura ve lo scrivo poi su PDF. Comunque sono un insieme di colpi singoli e colpi doppi. L'inizio del groove è questo. Una cosa molto importante è quella di fare il Charleston all'inizio secchissimo, cioè suonate e chiudete subito col piede sinistro. Andando avanti, dopo essere arrivati a questo colpo di cassa, cioè siamo qui, siamo arrivati praticamente alla metà del groove, ci sarà un colpo di rullante e poi dei colpi di Charleston con mano destra e mano sinistra in quintine, cioè partendo dalla cassa della seconda parte del groove sarà questa cosa qua.
Dopo questa quintina, in realtà l'ultimo colpo che vi ho fatto adesso i colpi che vi ho fatto erano 6. I primi 5 erano la quintina di cui, allora, la quintina di cui vi parlavo, mentre l'ultimo colpo, che era una cassa, era già l'inizio della terzina che c'è dopo. Cioè, dopo questa quintina fatta da rullante Charleston, 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 c'è una terzina fatta da cassa, Charleston e piatto Stax, cioè questo China Stax di cui vi parlavo prima. Quindi la terzina sarà questa. E infine, dopo la terzina, daremo di nuovo il backbeat sul rullante forte, ovviamente, quindi... Adesso, partendo dalla seconda metà di tutto il groove, partiamo dalla cassa, poi vi faccio la quintina, poi vi faccio la terzina e arriviamo fino al backbeat e poi vediamo gli ultimi colpi del groove. Ultimi colpi, poi vi faccio vedere tutto insieme, dopo il backbeat di rullante che abbiamo suonato alla fine adesso, andiamo a fare ancora 2 colpi di cassa e 1 di timpano, quindi backbeat, cassa, cassa, timpano. Questo invece è in 16esimi, quindi questo è difficile perché andiamo a fare quintine, terzine, 16esimi tutte vicine. E poi dopo, per riuscire a ricominciare il groove, dovremo con la sinistra dare il primo Charleston che c'era ad inizio groove, quindi... Adesso, come il groove prima, vado a suonarvi tutto il groove molto 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 lentamente, in modo che possiate capire bene tutto, ovviamente suonato anche col metronomo per capire bene il tempo, e poi ci salutiamo. Il video direi che può terminare qui, spero vi sia piaciuto, spero che questi groove vi siano piaciuti, spero che questi groove possano servire a debellare questo cavolo di virus. Non serviranno per quello, lo so, ma comunque potranno servire a farvi migliorare, e quindi potrete dire: grazie a questi groove sono migliorato quando c'era il coronavirus e... No, vabbè, lasciamo stare. Il video direi che comunque è già durato abbastanza, spero che le spiegazioni che vi ho fatto oggi siano state abbastanza chiare, se non è stato così, o comunque se volete dirmi qualsiasi cosa, se volete dirmi cosa ne pensate di questo groove, se volete dirmi anche cosa state studiando in questo periodo, scrivetemelo qui sotto nei commenti, mi raccomando. Oltre a questo vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di andare sui social, Facebook, Instagram e Telegram, mi raccomando, ma soprattutto di scaricare il PDF che vi metterò qui sotto in descrizione, ma anche sul canale Telegram, appunto. Ci vediamo al prossimo video, non vi preoccupate che anche se c'è il virus, i 2 video a settimana usciranno lo stesso. Ciao!